Eccoci di nuovo insieme per Beauty and Style Guide. In questa puntata parleremo dell'outfit perfetto per partecipare a un matrimonio. Maggio è un mese ricco di cerimonie e molte di voi sono alle prese con il look giusto da scegliere, ma prima di comporlo ci sono alcune regole da seguire assolutamente. L'etichetta, infatti, vuole che durante un matrimonio vadano sempre indossate le calze, anche se si è in piena estate. Ma ci sono altri due errori fondamentali da non fare. Il primo riguarda il colore dell'abito. Mai indossare il nero al matrimonio, specialmente se questo si svolge di mattina. Un abito come questo, seppur molto particolare e adatto a una cerimonia di sera, è sconsigliato per un matrimonio perché si dice che il nero porti sfortuna alla sposa. Se con il colore nero è consentita qualche eccezione, un colore assolutamente tabù è il bianco. Un outfit come questo può essere indossato a un altro tipo di cerimonia, ma assolutamente no ad un matrimonio perché il colore è prerogativa della sposa. Per quanto riguarda gli accessori, sì alle clutch e alle borse a mano, assolutamente no alle borse grandi e a spalla, non solo perché ingombrano, ma perché rischierebbero di attirare troppo l'attenzione. E poi, diciamoci la verità, cosa vorrete mai portarvi dietro a un matrimonio? Se durante la primavera dovete partecipare a matrimoni che si svolgono sia di mattina che nel pomeriggio, dovete scegliere un abito che possa essere portato in entrambe le occasioni. Come questo, ad esempio, che ha un colore molto fresco per la mattina ma impreziosito da queste pietre nere, adatte anche per la sera. Ricordatevi inoltre che, sia che il matrimonio si svolga in comune, sia che il matrimonio si svolga in chiesa, è sempre bene avere le spalle coperte durante la cerimonia. Se volete acquistare come coprispalla qualcosa di più pratico di uno scialle che magari non metterete in molte altre occasioni, potete scegliere una giacca un po' particolare, come questa in pizzo sangallo. La borsa a mano è l'accessorio che renderà ancora più particolare il vostro look. In questo caso abbiamo scelto questo modello rigido con effetto specchio. Per quanto riguarda le scarpe, invece, vi consigliamo di informarvi prima sulla location nella quale si svolgerà il matrimonio. Un paio di sandali, per esempio, potrebbe essere perfetto con il vostro look, ma non adatto a un matrimonio che si svolge su un prato. Possiamo però dire che con un paio di décolleté nere andrete sul sicuro. Per quanto riguarda il trucco, potete richiamare i colori del vostro abito. Nel nostro caso abbiamo scelto un ombretto dei toni del rosa con qualche sfumatura più scura. Sulle labbra invece un rossetto rosa, molto primaverile, sarà il tocco finale del vostro beauty look. Il look da matrimonio è completo, non dimenticate la vostra giacca e soprattutto di fare gli auguri ai genitori degli sposi. Noi ci rivediamo alla prossima puntata con tanti nuovi consigli per i vostri outfit. Alla prossima! Sephora.